ci illustrerà, diciamo, tutto ciò che riguarda il mondo talenti. Grazie mille. Allora, io mi scuso in nome dell'Italia, dell'Italia. Soprattutto vorrei ringraziare Edoardo Talenti, Edoardo Cameli, di non avermi ammazzato nel percorso, perché lui va a 5.000 all'ora e io c'ho l'orecchia svelta, se mette la testa di fuori mi stai abbottonando, guarda, maledetto. Ecco, non mi voglio annoiare più tanto, ho sentito che vi siete fatti l'aperitivo senza di me e questo già siamo mi... già questo dovete compensare dopo. Ho iniziato a lavorare con talenti ormai quanti anni, 6 anni fa? 6-7 anni fa. E devo dire che ho iniziato a lavorare con questa azienda, io ho la fortuna di lavorare con alcune delle aziende più importanti del design italiano, proprio la carta, la fotografia, eccetera, e ho deciso di lavorare con questa azienda perché mi sono innamorato di questa famiglia meravigliosa che c'è in questa azienda. Perché veramente un saper fare italiano e la voglia di l'energia con cui secondo me è nato il design italiano. Questa energia è diventata una sorta di famiglia per me, è diventata una sorta di seconda famiglia, e quindi sono molto affezionato a questo marchio come se fosse un po' una parte della mia, del mio essere. Con Talenti abbiamo iniziato un percorso in cui volevamo portare una visione dell'outdoor che fosse più vicina possibile a quello che è il mondo dell'indoor all'esterno. Cioè, abbiamo sempre pensato che l'outdoor non dovesse essere penalizzato dal fatto di non avere uno storico e che fosse normalmente sempre visto come un po' la cenerentola dell'arredamento. Invece abbiamo sempre pensato che l'outdoor fosse una grande opportunità per vivere quello che era lo spazio più bello poi dall'esterno. Poi, per chi come noi è italiano, ha la fortuna di vivere in un clima che è abbastanza dalla Sicilia alle Alpi, comunque temperato, ad avere tutte le stagioni, l'outdoor diventava uno dei temi più belli di dove sviluppare lo stile di vita che dovevamo portare. E abbiamo avuto una grande... scusate, questa è la mia sveglia. In teoria dovete prendere una pila, la prenderò dopo. Dopo una certa età arrivano dei viaggi, perché se no te mai non potete mai, così è mal di stomaco. Stavamo facendo dei prototipi nuovi l'altro giorno a Pesaro, dove c'è una delle nostre stabilimenti produttivi, e quello che non mi hanno fatto mangiare in quei giorni sono arrivati a farmi la coda di rospo in porchetta, vuol dire avvolta nella pancetta, che ho detto, ma questa è per immersione pure. Vabbè, detto questo, vi stavo dicendo che appunto l'idea era quella di portare, voi vedete le immagini un po', l'idea che volevamo era quella di portare proprio questa idea dell'abitare all'esterno. Che cosa è che è successo? È successo che nel frattempo, 7 anni fa più o meno, le aziende di tessile hanno cominciato a produrre dei tessili completamente diversi. Cioè, prima avevamo pochissime aziende, c'era un'azienda che si chiama, come si chiama, quella che faceva tutti i tessuti del Sambrella. La Sambrella. C'era un'azienda, che mi metto qua sopra che mi sento così, mi appoggio che fa male la schiena. C'era la Son Catorcio, lo so. E se vede, vedo via i pillole per fare conferenze. Diciamo, per cui c'era questa azienda che si chiama Sambrella, che faceva dei tessuti di base. Voi potete immaginare un tessuto che va all'esterno è fatto fondamentalmente con delle fibre artificiali, per cui con la plastica, che era di un rigido terribile, come ti sedevi, stavi mezz'ora, ti alzavi, praticamente hai fatto il peeling sulla schiena. E una serie di aziende italiane, ormai tutte le aziende italiane, hanno una versione outdoor dei loro tessuti, perché hanno cominciato a cambiare la mano, hanno dato una tridimensionalità, hanno portato degli intrecci, hanno portato i colori, hanno portato i bouclé, hanno portato gli jacquard, hanno portato tutti quelli che erano i temi classici dell'indoor, l'hanno portati all'esterno. Cosa è successo? È successo che grazie a questa innovazione noi abbiamo potuto cominciare a creare dei veri e propri divani per l'outdoor.
e in più abbiamo potuto utilizzare degli altri materiali che non erano i tipici materiali dell'indoor, tipo la corda, l'alluminio lavorato in determinata maniera, determinati tipi di legni, certe fusioni, eccetera, e per cui abbiamo potuto sviluppare un'idea di vita all'esterno che fosse compatibile con un'idea di progetto, di design, di qualità e di stile pari a quella dell'indoor, ma che avesse anche una sua autonomia formale, progettuale e cromatica rispetto appunto a quella dell'indoor. Molto spesso oggi molti prodotti outdoor sono quelli che ispirano prodotti che poi nascono successivamente sull'indoor, cioè si è creato un po' una sorta di flusso contrario. E per fare questo abbiamo iniziato a lavorare proprio sulla produzione di questi oggetti. Molto spesso ci siamo trovati in condizioni all'inizio anche un po' rocambolesche, perché per esempio vi racconto un aneddoto che poi raccontiamo sempre con quello sciagurato lì, che è diventato veramente il mio partner in crime. A un certo punto, lo posso raccontare come è successo, Edoardo? Dov'è? La posso raccontare così come è successo? Direttore di produzione, salone del mobile, un paio di mesi prima, neanche, quanti mesi? Prima della fiera, due mesi prima della fiera scopriamo che il direttore di produzione, che era in Oriente a fare i prototipi, in realtà non aveva fatto niente, quindi noi non avevamo niente in fiera, niente, zero, non avremmo avuto un prodotto da presentare in fiera. Questo sciagurato mi chiama e mi dà la notizia. Dopo mi dà la prima notizia era: ti do una brutta notizia, non abbiamo niente per la fiera tra due mesi. La bella notizia è che ti ho fatto il biglietto e il visto per la Cina e stiamo partendo tu ed io domani mattina per la Cina a fare i prototipi. E siamo partiti come due pazzi. Lui ha un assistente personale che si chiama Angela, che ovviamente riceve sempre regalini della Trenti per Natale. Non è vero, però è calabrese, per cui e mi chiama tesoro. E quindi a un certo punto Angela poi mi dice: tesoro, ti ho fatto il visto per la Cina, non ti preoccupare, vai con Edoardo, per cui ti ho messo la business, però non ti preoccupare. Per cui praticamente io sono partito con questo dato sciagurato e in dieci giorni abbiamo rifatto tutta la collezione che mancava, e abbiamo fatto anche altri pezzi. L'unico problema è che praticamente dormivamo su dei materassi per terra, perché non avevamo il tempo di andare in albergo neanche a farci la doccia certe volte, perché abbiamo dovuto veramente rifare tutto. È stato un successo incredibile, lui ha fatto arrivare tutto con i pezzi di aereo, eccetera eccetera. È stato un successo pazzesco, e da lì è nata questo binomio tra me e sto sciagurato, a cui voglio un bene spropositato, purtroppo per me, però da quel momento abbiamo capito che le cose si potevano fare. Cioè, quell'esperienza, che per me è stata anche un po' tornare indietro quando uno è ragazzo, dice: fai queste pazzie, queste mattate, mi ha dato anche l'idea di quello che si poteva fare realmente con queste corde, con questi materiali, intrecciare, scolpire, eccetera. Ed è ritornata un po' la voglia di fare degli oggetti che fossero, contenessero in qualche modo proprio l'idea di scolpirli un attimino, di intrecciarli, proprio questa idea dell'artigianato, di riportare indietro questo lavoro manuale della persona, eccetera. Ma sicuramente è mia figlia che mi sta rompendo le balle. No, strano. Si è appena sposata, adesso dopo essersi sposata continua a rompermi le palle, vabbè. Te ridi, ma questi poveri disgraziati hanno dovuto aspettare fino adesso, ma li faccio un po' ridere, se no altrimenti vedo due pezzi di alluminio con due corde e me li tirano in testa. E quindi stavo raccontando, questa cosa mi ha fatto venire voglia di iniziare a intrecciare cosa, e sono nati tutta una serie di prodotti man mano che venivano fuori le opportunità. Devo dire che il mondo outdoor è diventato per me una sorta di palestra, per cui ogni anno è quasi una sorta di tradizione inventarsi qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo presentato questo progetto che si chiama Nalu, a cui siamo molto affezionati perché, tra altre cose, ha avuto un bellissimo riscontro.
Per cui ogni anno è diventato una sorta di sfida con noi stessi, andare a cercare ogni volta qualcosa che sia completamente diverso, qualcosa che sia innovativo, qualcosa che faccia venire voglia a chi si approccia all'azienda di trovare una risposta. Di collezioni ne abbiamo fatte tante, cioè non è che posso raccontarvi, potrei dirvi guardate questa collezione, non seguo un'altra. Il catalogo ormai se ne abbiamo fatte talmente tante che raccontarle tutte sarebbe un po' improbabile. Però devo dire che ci sono alcuni temi che secondo me sono interessanti, cioè innanzitutto la multimatericità dei prodotti outdoor, e cioè l'outdoor si porta presso una serie di materiali suoi, come vi dicevo prima, che hanno delle possibilità espressive molto diverse. L'outdoor ha una serie di problemi che sono quelli di dover essere completamente waterproof, cioè i prodotti che noi facciamo devono stare completamente sotto gli elementi, alla mercé degli elementi, e questo fa sì che devi avere una qualità che molto spesso l'indoor un po' si sogna, perché devono essere degli oggetti particolarmente resistenti, perché non, ai divani di casa non ci piove sopra e non stanno sotto il sole, per cui sono ben protetti, eccetera. E quindi c'è bisogno di lavorare moltissimo, cioè la parte, uno dei lavori maggiori che noi facciamo è proprio nel far sì che il prodotto poi quando va fuori all'esterno possa essere utilizzato in maniera senza creare dei problemi futuri. E poi c'è un altro tema interessante che è il tema del comfort. Il tema del comfort outdoor è completamente diverso rispetto al tema del comfort indoor. In genere si hanno delle sedute molto più lounge, molto più profonde, sul prodotto di outdoor ci si stravacca, cioè il divano formale in outdoor un po' scordatelo, cioè quel modo di stare un po' composti, e poi tendenzialmente diciamo che lo spazio outdoor chiama a degli spazi più ampi, chiama a degli spazi che sono quelli, non sono quelli della stanza, quindi mancano i muri, il tetto è fatto col cielo, come si vive in una maniera completamente diversa. Allora bisogna proporzionare, a volte questi prodotti magari possono sembrare troppo grandi eccetera, però quando vengono contestualizzati questi prodotti ecco che prendono la loro proporzione, prendono il loro spazio. Penso per chi fa l'architetto sa bene che cosa significa trasferire un oggetto dall'interno all'esterno, oppure che cosa vuol dire proporzionare uno spazio, perché poi appunto è poi quello che fa la differenza. Che altro raccontarvi, se no che devo dire che la prima volta che in vita mia che faccio questa strada da Roma per arrivare qua e ho scoperto delle cose di una bellezza rara e che mi hanno fatto molto pensare alla vita all'esterno, e che noi molto spesso ignoriamo perché facciamo la 1 avanti e indietro e pensiamo che l'Italia si riduca a quei due frammenti di che si sono quelli visibili da una carreggiata all'altra. E questo discorso poi di progettare arredi per esterno, poi quando esci fuori strada, quando vai per strade che non sono quelle consuete, ti va a venire molta voglia di progettare delle cose. Per esempio l'uso del legno, che è un materiale che ha delle difficoltà oggettive nel poter essere esposto, bisogna utilizzare determinati tipi di legni, comunque sono soggetti a certi tipi di invecchiamento, eccetera. Però per esempio noi abbiamo risolto, però dicevo che è molto difficile portare il legno in outdoor e poterlo garantire in un certo modo. Però ti rendi conto che per esempio quando lavori fuori da determinati tipi di spazi, determinati tipi di aree, determinati tipi di città, tu hai bisogno di dare dei materiali che siano coerenti molto spesso con determinate zone. Per esempio in una zona come questa sicuramente voi avrete voglia e necessità di trovare dei materiali che sono coerenti e che non siano invasivi rispetto a questa zona che mi sembra meravigliosa, che abbia bisogno di essere rispettata rispetto al luogo in cui si trova. A maggior ragione, cioè in una città molto spesso tutti chiusi dentro delle pareti e puoi fare un po' quello che vuoi. Quando sei in outdoor hai invece un rapporto con la natura che è molto diverso, e quindi questi temi progettuali per noi sono molto importanti. Io sono, se volete qualche domanda, sono ben felice di rispondere, a meno che non mi chiedete dei soldi, se no sai veramente cosa dire. Ho una moglie che spende un sacco di soldi, quindi non ci provate. Ho appena sposato una figlia. Non avete delle curiosità sull'outdoor?
da fare. Io niente, tutti timidi, niente così. Chiedi, dimmi. Sì. Non ho nessuna curiosità. Allora continuo a raccontarvi delle cose. Per esempio, uno dei problemi maggiori che abbiamo avuto all'inizio è stato quello di scegliere i colori, e cioè colori sgargianti o colori naturali, colori che erano mimetici, o invece di trovare dei colori che fossero assolutamente di rottura. Lavorare in esterno molto spesso significa trovare un accordo con questi esterni, e mentre in indoor molto spesso appunto ci sono ormai una serie di palette che sono quelle ufficiali, quando vai in outdoor che cosa fai? C'è il verde? Non è il verde? È il muro? Non è il muro? Lavori in Salento dove ci sono i muri di un certo tipo, oppure sei in Asia, in America, o sei sulla tolda di un transatlantico che ci sono delle... Ecco, immaginatevi quanto è difficile fare un catalogo di prodotti e trovare le palette giuste per non avere, cioè uno dice sì, vai in fretta, dai infinite soluzioni e risolto il problema. Una delle caratteristiche della Talenti è di essere praticamente quasi in pronta consegna, noi siamo quasi con tutti i prodotti in pronta consegna. Stiamo cercando di, diciamo che ci siamo sforzati. Uno degli investimenti maggiori che è stato fatto è stato quello di fare un grosso magazzino. Guarda anche là, questo è il nostro nuovo negozio di Milano. Ecco, vi dicevo, quando dovete fare, abbiamo scelto per esempio i colori di questa collezione, non è che poi possiamo fare un magazzino di 500 colori, e quindi ogni volta ci troviamo nella necessità di dover trovare delle palette di colori che poi secondo noi diventano quelli ufficiali di quella collezione, e quindi fare queste cose qua. E non è semplice, infatti io quando ho la fortuna di stare con gli architetti, con voi così, io vi chiedo, probabilmente parlando, vi farò delle domande, perché poi mi porterò presso le vostre risposte, le vostre ispirazioni, che diventeranno poi la statistica di quello che poi andrà fatto per dare delle soluzioni per voi, perché poi sarete voi a usare i prodotti. Qualcuno a casa ce l'ho, però... Anche in qualche progetto. Uno dei progetti più interessanti che abbiamo fatto l'anno scorso, in realtà l'abbiamo presentato ufficialmente al Salone del Mobile quest'anno, è stato quello dei padiglioni. Avete visto questi padiglioni? Il tema dei padiglioni per me era un tema molto, molto interessante, perché l'ho usato spesso in alcuni progetti di alberghi, eccetera. Però io volevo trovare un padiglione che fosse, quindi c'è la possibilità di creare dei veri e propri ambienti, e per questo abbiamo fatto una collezione, poi li vedrete sui cataloghi, eccetera. È un sistema semplicissimo, sono dei nodi che tendono delle strutture in tela strutturale. Però hanno una serie di nodi per cui questi oggetti possono essere progettati in tre direzioni, cioè possono essere collegati tra di loro, possono andare in altezza e possono andare anche in larghezza, e creano dei veri e propri spazi articolati, per cui si possono creare proprio questi spazi articolati che lavorano sulla base dell'ombreggiatura, cioè non sono strutture con veri e propri soffitti, come le strutture di visto Corradi, che diventano delle vere e proprie, come posso dire, delle vere e proprie stanze nuove, ecco, questi sono veramente solo degli ombreggianti. Però li abbiamo utilizzati spesso, penso, stiamo usando in un albergo, diventano queste strutture che creano quello che chiamo dei piccoli villaggi, creano proprio una serie di modi di essere abitati, perché da una parte metti il tavolo, qui c'è la zona pranzo, un'altra parte inserisci i divani, da una parte ci sono i lettini, eccetera. Per cui ci sono delle possibilità di essere integrati. Su questo lavoro abbiamo fatto un lavoro di coordinamento delle laccature, e molte delle laccature sono poi matchanti con quelle dei prodotti. E quest'anno con la collezione Nalu abbiamo voluto introdurre un nuovo tema. Un lavoro fondamentalmente che abbiamo fatto con Roberto e Ludovica è stato quello di non più presentare un prodotto al mercato, perché fondamentalmente
oggi mi arredo di aziende di arredamento per esterno, pensate solo a tutte le aziende di arredamento per interno che stanno proponendo oggi l'autore. Non manca prodotto nel mercato. Praticamente tutte. Tutte. E anche con una grandissima esperienza. L'idea oggi è stata quella di creare un lifestyle. Per questa collezione, ad esempio, appunto, come diceva Roberto, la collezione Nalo era nuova di quest'anno, però mi si è divertito a disegnare dalla stoffa, la progettazione, a partire dalla progettazione della stoffa. Anzitutto partiamo dal nome, si chiama Nalo, perché in hawaiano significa onda, che è come l'onda che il cuscino fa intorno alla struttura di alluminio. In realtà questa struttura in alluminio, qui state guardando un prototipo perché questa collezione entrerà il prossimo anno alla vendita. Abbiamo un bracciolo che è una fusione di alluminio che, come diceva Roberto, abbinare tantissimi materiali insieme. Qui il tema di avere un prodotto che noi siamo un'azienda che è più bravo vendiamo... di me a vendere lui, vendiamo... Io le disegno, lui le vende, si vede. Vendiamo in 72 paesi e di conseguenza il prodotto deve essere resistente a tutte le intemperie. Questo prodotto andrà in Arabia Saudita, andrà a Miami, andrà in Germania o magari in un albergo come il progetto che stiamo facendo con Roberto, un nuovo albergo, com'è che si chiama quell'isola di fronte cinese dove sono tutti i casinò? Adesso non me lo ricordo, comunque è un W Hotel che sta aprendo. E quindi dobbiamo creare un prodotto che sia performante in tutti gli ambienti e a tutte le atmosfere. Voi pensate, fusione di alluminio, abbiamo un tessuto che è un polipropilene, appunto Roberto ha deciso i colori, gli abbinamenti, che è poi un bel progetto perché poi vedrete lì ce ne sono 5 colori e il tema di base appunto è la struttura, perché c'è diverse finiture e questo beige è la base che è il legame di tutte, diciamo il legame di tutti i tessuti, di tutti i colori diversi. E poi Roberto ha giocato con tutti i vari tessuti e con Ludovica perché in questo è un'estetica incredibile. E qui abbiamo creato un concetto di lifestyle, ci sono i vasi che qui non sono esposti ma in realtà fatti con la stessa corda, le corde alla base che sono cucite, adesso si vede poco perché la luce è un po' bassa, ma le mattonelline che sono in gres smaltato con una doppia mano di verniciatura, in realtà quella è una vetrificazione, viene cotta in forno a 1200 gradi, quindi ha diversi passaggi per arrivare a questo prodotto, e ma Roberto gli si era fissato giustamente che ce lo voleva personalizzato. Qui abbiamo creato un primo progetto di lifestyle, cioè l'idea qui è non più vendere un prodotto, ma è vendere un mood, che è un po' quello che funziona oggi, voi il vostro mestiere lo sapete meglio di noi, è importante oggi emozionare, e per emozionare serve creare proprio tutto questo concetto, oppure lì vediamo la carne, un'altra collezione che Roberto per esempio ha usato in uno dei suoi progetti al Bellum, no? A Romazzino. A Romazzino in Sardegna, nella piscina principale, abbiamo redatto tutto con quel progetto lì e devo dire ha avuto molto riscontro, tra l'altro con dei tessuti particolari. Ma una cosa che volevo dire su questo prodotto qua, questo è un prodotto che è nato per non occupare troppo spazio, al contrario di molte strutture di grandi componibili, eccetera. Questo è un prodotto che può funzionare anche in uno spazio più contenuto. Perché il giochino dell'onda in realtà serve a tenere un imbottito più composto, un po' meno svaccante, ma con un comfort molto, molto, molto buono e dà la possibilità appunto di, avendo questa struttura molto leggera, disegno dell'alluminio eccetera, di non essere un oggetto che tende ad ingombrare anche visivamente, quindi può essere anche utilizzato per esempio anche l'elemento singolo, anche una terrazza non, o una terrazza su spazio più piccolo, diciamo che si può costruire una bella composizione anche in spazio un po' più piccolo. E se siete curiosi di saperlo,